quali le iniziative strategiche di legislatura per il prossimo governo? Ma diciamo che la priorità delle priorità è quella di completare tutto quello che i governi precedenti hanno messo in atto nel nostro paese per renderlo un paese digitale. E quindi vuol dire completare tutte le iniziative per rendere più fruibile via rete e non solo rete la pubblica amministrazione, vuol dire fare i decreti attuativi al provvedimento voluto dal governo Monti a fine anno 2012, e vuol dire completare le infrastrutture italiane e completare quello che secondo me è il vero problema, che è il divario culturale che c'è in Italia a partire dalla classe dirigente e non solo nella politica. Dobbiamo, a mio avviso, ogni volta reinventare da capo la ruota digitale. Allora, io penso che nel nostro paese non siamo all'anno zero, abbiamo fatto dei robusti passi in avanti tutte le direzioni che sono state evocate prima, anche con problemi ancora da risolvere evidentemente, però io penso che faremo un conto alle migliaia di persone che dentro e fuori la pubblica amministrazione, dentro la pubblica amministrazione delle imprese, si impegnano tutto il giorno, anima e cuore, per queste cose che stanno a cuore a tutti noi, faremmo un grave torto se ogni volta pensassimo di dover ripartire da capo. Quali le priorità dei primi 100 giorni? Nei primi 100 giorni è fondamentale completare tutti i decreti attuativi del provvedimento del governo Monti approvato a fine 2012. Questa è la prima priorità e rientra appunto in un metodo che io propugno, e non da oggi, che è quello di non inventare ogni volta da capo la ruota digitale, ma portare a compimento quello che si è iniziato in precedenza.